quanto è stato emozionante tornare a giocare con le compagne di Sam? No, io ho detto è stato proprio bello come tornare a casa, per me questa è la mia seconda casa, l'ho sempre detto, ho vissuto qua per 15 anni, quindi per me è la mia seconda famiglia. Parlava così Silvia Bosurgi, storica atleta della Gemonato Orizzonte Catania, che dalla piscina comunale di Nesima è finita purtroppo in un mare di carte bollate. Motivo? Un pasticcio made in fin. Proprio così, dopo aver detto addio alla pallanuoto, infatti l'attaccante messinese aveva deciso di tornare sui suoi passi, ma l'annullamento del vincolo con l'Orizzonte non è stato visto di buon occhio dalla FIN, perché è ritenuto incompatibile con il tesseramento da dirigente con la polisportiva Messina. Insomma, un pasticcio vero e proprio, che questa volta purtroppo ha coinvolto una delle giocatrici più titolata dell'Orizzonte, Silvia Bosurgi, che lo scorso 27 febbraio, nella trasferta di Padova, era rientrata in squadra, non più come capitano, è ovvio, ma come uno dei pilastri della storica squadra catanese. Ricorsi su ricorsi, continui no della commissione tesseramenti, sono state queste le successive tappe del caso Bosurgi, a cui la commissione ha sospeso il tesseramento come atleta della Gemonat fino al termine della stagione, mentre ha ritenuto valido il suo tesseramento come dirigente della polisportiva Messina. Ma la Bosurgi non si arrende, dopo l'ultimo stop infatti l'atleta catanese ha presentato l'ennesimo ricorso all'alta corte di giustizia del CONI, e d'altra parte non ha nemmeno tutti i torti, perché il caso Bosurgi stupisce come? Stupisce come possono accadere certe cose, ma soprattutto stupisce che un comitato regionale, in questo caso la FIN Sicilia, possa tesserare per due società diverse la stessa atleta. Polemica a parte, il sogno della Bosurgi per quest'anno non si realizzerà. La plurimedagliata squadra etnea infatti partirà proprio oggi per Corfù, dove sabato pomeriggio si disputerà la tanta attesa Final Four di Coppa Campioni contro le campionesse in carica del Vuglia Armeni.